Eccoci qua, il Cucinando con MD ci introduce ad una ricetta davvero esplosiva per voi quest'oggi, in esclusiva per voi, ma c'è lui tutti i giorni. Chef Ferio, buongiorno. Buongiorno, meglio boom, esplosiva. Sì, perché è già sbirciato gli ingredienti, chef. Allora, secondo me è esplosiva, perché io non ho mai, mai unito questo. Ma qualche ricetta, bomba. Sì. Una scaloppina. Però come la prepari tu? Una scaloppina, piccolina, piccolina. Ma con sedano, zucca, guanciale, salvia, quindi è una bomba veramente. Una bomba esplosiva buona. Un secondo piatto, quello di oggi. Dai, quindi, chef. Ingredienti semplicissimi da reperire. Scaloppa di vitello, zucca fresca, guanciale, burro, sedano. Quindi, che ci vuole per fare la scaloppina, Mary? Sicuramente la farina, chef. Questa voilà, la so. La conosce. Quindi andiamo a infarinare una nostra fettina, che poi è gigante, guarda qua, visto com'è gigante. E poi quando vai ad infarinarla sembra che cresca ulteriormente, chef, no? Cresce, poi si ritira in padella. Ho detto una sciocchezza, la tagliamo. Quella perché... forse è la cotoletta che si impara. Bravo, madonna. Ferma tutto. Allora. Entusiasta di me. Tra l'altro lo chef, dovete sapere, in realtà lo ricordiamo puntualmente, lui avvia anche durante l'anno dei corsi di formazione per i giovani, e per cui è davvero maestro in questo, nel senso è che Mary. Davvero ho imparato tanto attraverso il chef Ferio, è vero, lo ammetto, in teoria meno che in pratica, ma io sono sicura che se entrassi tutti i giorni nella cucina di chef Ferio, al suo ristorante, mangiando sul serio, io sarei bravissima. Quasi brava, ma già lo stai diventando. Allora, Mary, due padelle necessitano per questa ricetta. Quindi una padella più piccola, dove gli mettiamo burro, un po' di salvia, un po' di timo e un po' di erba cipollina. Quindi, e lì andremo a rosolare, anzi, è anche un po' di erba finocchietta, vedi? Quindi, e lì andremo a rosolare la nostra zucca e i cubetti di pancetta. Ah, io pensavo che andavamo a rosolare poi la carne, no. Vedi che non so nulla, quindi questa allora, ricetta impariamola insieme. La carne insieme. Invece saliamo, pepiamo, vedi? Abbiamo fatto tre piccole scaloppine. Quindi andiamo ad infarinare. Non perdetevi i passaggi di questa ricetta, perché lì si nasconde poi il segreto del vostro successo nella preparazione di questo piatto. Infariniamo per bene, facciamo scendere la farina, altrimenti che succede, Mary? Si brucia l'olio. Okay. Lo sapeva già. Allora. No, questo non mi veniva. Inseriamo gli altri ingredienti. Allora, se lasciamo troppa farina sulla superficie della carne, che succede? Dobbiamo cambiare l'olio più spesso. Allora ecco perché, chef, a me non viene bene la scaloppina. Le ultime cotolette, le ultime scaloppie ti vengono sempre all'erchino, no? Con i puntini neri. Ecco perché è scoperto. Ed è la farina che si annerisce. E invece faccio il contrario, perché vado lì, capito? Che vado a Perfetto. Pressare per avere sempre più farina, invece no, bisogna un po' scollarla. Allora, Mary, in questa ricetta io vi aggiungo anche un po' di sedano croccante. In modo... gli lasciamo la croccantezza e la freschezza, quindi semplicissimo. Io ho reperito questo qua, ma se troviamo un bel sedano bianco, che ben venga, no? Ecco qua. Allora, quindi il burro, la nostra carne. Chef, ricordiamo cosa cuciniamo nel burro? Perché l'ho già dimenticato. Allora, nel burro di solito si rosola la scaloppina, ma mentre noi l'abbiamo rosolata con olio extravergine e semplicemente infarinata, col burro abbiamo saltato le nostre verdurine che ci serviranno per guarnire la nostra scaloppa, che è semplicissima, no? Quindi con i grassi della pancetta la andiamo ad ammorbidire. Il sedano gli diamo la croccantezza, la zucca la dolcezza, e se vogliamo aggiungere un po' di acidità a questo piatto possiamo bagnare la nostra scaloppina o al limone, al vino bianco, al marsala, come ben vi piace. Io oggi la preferisco al naturale. Oggi lezioni di cucina, esatto. Pubblico di Mattina Live. Quindi, infatti io mi taccio.
perché mi meraviglia. Tacci, che tacci. È una meraviglia ascoltare Chef Elio. Mi hai lasciato solo. Poi, come al solito, ho portato un po' di cosette. Oggi ho portato le zucchine alla scapece, che sono semplici, no, da fare. Però insomma, mica non, tanto semplice. Non avevamo molto tempo, quindi non è molto semplice preparare le zucchine alla scapece. E dei crauti. Il cavolo cappuccio, no? Dei crauti croccanti che ci aiuteranno ancora a guarnire questo piatto oggi. Quindi come contorno possiamo utilizzare questo come termine? Come contorno, Mary, vedi? Quindi utilizziamo e zucchine alla scapece. Esatto. Direttamente dalla sua cucina del ristorante Mangiando sul Serio. Che quindi hanno un successore. Esatto, vi invito proprio a provarle, quindi andare al ristorante di Chef Elio, si trova a Nola, due passi a Vulcano Buono, perché è davvero, si diffonde dappertutto proprio le zucchine preparate da Chef Elio, come le prepara lui, non le prepara anche nessuno. Anche i crauti. Esatto, sono famosi nel nostro locale. Allora, poi il tutto, Mary, verrà ricoperto da una bella fiocchi di grana padano. Vedi? Belle scagliette. Già siamo creati un bel pezzetto di grana padano. La nostra grattugia, vedi? E siamo quasi pronti, dunque. Siamo quasi pronti. Come l'hai nominata? Come la nomini questa scaloppina? Scaloppina primavera. Allora, vedi, abbiamo fatto dei bocconcini. Abbiamo preferito fare dei bocconcini. E le adagiamo a mo' di rosa, mentre li facciamo... In realtà tutti a mo' di rosa, perché anche i crauti e le zucchine alla scapece le hai posizionate. Vedi come già può diventare anche un piatto unico per una cena, eh? Eh beh, io direi di sì, chef. Allora, Mary, a questo punto le nostre verdurine sono pronte. Saliamo, pepiamo, saltiamo ancora una volta, spegniamo tutto e andiamo a salsare la nostra scaloppina. E già cambia totalmente colore, no? Anche questo secondo piatto, Chef Elio, ci introduce negli ingredienti di stagione e anche nei colori caldi, nei colori autunnali, che un po' ci restituiscono l'idea del voler stare in casa, del voler stare in famiglia per gustarsi poi un piatto che non è per nulla banale. E da te viene puntualmente poi nobilitato con l'insieme di ingredienti messi insieme che restituiscono gran esplosione, allora, di gusto al palato. Quindi l'ho detto che era un piatto esplosivo. È l'intento di tutti i nostri piatti, semplicemente. Mary, lo possiamo servire benissimo così, oppure, come io preferisco sempre, sono del parere, quello che ci metti, quello ci trovi. Questo potrebbe essere un azzardo, chef, però attenzione. Ma assolutamente no. Perciò lo mettiamo in ultimo, chiediamo se fa piacere, lo mettiamo, altrimenti desistiamo. Mary, e anche quest'oggi con pochi ingredienti. È un piatto, a nominarlo semplice, può diventare un piatto eclatante. Per fare... Lo ripercorriamo velocemente. Semplicissimo, chef, allora. Perché sembra scaloppina, quindi sappiamo come farla. Quindi infariniamo, saliamo, pepiamo. Infariniamo e la ripassiamo in padella. Una cottura molto veloce, fiamma medio-alta, veloce e delicata. Un'altra padella, burro, quindi andiamo ad inserire zucca, coriandoli di pancetta, il nostro sedano croccante, saliamo, pepiamo, basilico e gli abbiamo aggiunto erba finocchietta, erba cipollina e salvia. Andiamo a nappare la nostra scaloppina. Come contorno, zucchina alla scapece, crauti croccanti, voilà, Mary, semplicissimo. Che dirti? Ma ti hanno mai detto che sei bravissimo, Chef Elio? Tutti i giorni, mentre tu saluti, io vi saluto già. Un bacio a tutti, mi godo questa grana padana. Un bacio. Intanto, e buon appetito. È un piatto molto articolato, potete rivedere questo momento di diretta nel nostro spazio social, sulle nostre pagine di Facebook, la ricetta del giorno invece attraverso la nostra story Instagram, Mattina Live, cioè tutti i giorni, e tutti i giorni propone il nostro Cucinando con MD con Chef Elio, che ora si sta gustando questa fettina di parmigiano reggiano, ma noi in realtà subito dopo ci proviamo e assaggiamo questo meraviglioso piatto, secondo piatto preparato da Chef Elio in maniera strepitosa, un'esplosione di vera bontà. Avevo ragione anche io. Ciao. Grazie a tutti, bacini Mariù, a presto, ci troviamo con Mattina Live.